Ciao bambini, come state? In questi giorni che siamo a casa sto leggendo tanti libri e oggi ne ho scelto uno per voi. Questo è Piccolo Blu. Eccolo a casa con mamma e papà Blu. Piccolo Blu ha molti amici, tutti colorati, ma il suo migliore amico è Piccolo Giallo, che abita nella casa di fronte. Come si divertono a giocare a nascondersi e a fare il girotondo. In classe devono stare fermi e composti, ma dopo la scuola corrono e saltano. Un giorno mamma Blu disse: "Io devo uscire, tu aspettami in casa." Ma Piccolo Blu voleva giocare con Piccolo Giallo e andò a cercarlo nella casa di fronte. Purtroppo la casa era vuota. Dov'era Piccolo Giallo? Lo cercò di qua, lo cercò di là, lo cercò dappertutto, finché improvvisamente, girato l'angolo, eccolo! Felicemente si abbracciarono. E si riabbracciarono così forte che diventarono verdi. Poi andarono a giocare nel parco. Scavarono un tunnel, rincorsero Piccolo Arancio e si arrampicarono su per una montagna. Quando furono stanchi, andarono a casa. Ma papà e mamma Blu dissero: "Tu non sei il nostro Piccolo Blu, tu sei verde." E papà e mamma Giallo dissero: "Tu non sei il nostro Piccolo Giallo, tu sei verde." Piccolo Blu e Piccolo Giallo erano molto tristi, versarono grosse lacrime gialle e blu e piansero finché non furono che lacrime. Infine si ricomposero e dissero: "Ci crederanno ora?" Mamma Blu e papà Blu furono felici di rivedere il loro Piccolo Blu. Lo baciarono e lo abbracciarono e abbracciarono anche Piccolo Giallo, ma ecco che nell'abbraccio diventarono verdi. Ora capirono che cosa era successo e corsero alla casa di fronte per portare la buona notizia. Tutti si abbracciarono con gioia e i bambini giocarono fino all'ora di cena. Ciao bimbi, spero di vedervi presto. Mi mancate tutti. Un bacio.